conoscenti, perché ancora una volta possiamo godere della tua comunione. Ti siamo riconoscenti perché ancora una volta possiamo elevare a te il nostro culto in spirito e verità. Intervieni, Signore, col tuo Santo Spirito in mezzo a noi ed opera nella nostra vita, consola i nostri cuori, rispondi alle nostre preghiere, Signore, e glorifica il tuo nome nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Iniziamo questo culto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Glorioso è il nome di Gesù, prezioso è per il mio cuore. Amen. Ti ringraziamo per la tua fedeltà, ti ringraziamo per le tue liberazioni, ti ringraziamo per le opere tue meravigliose che compi per noi e ti preghiamo, dacci un cuore più riconoscente e più grato, dacci sempre di più saggezza per riconoscerti in tutte le nostre vie e per darti la lode e la gloria nella guida dello Spirito tuo. Rimani con noi, continua a parlarci mediante la tua santa parola e continua a benedire ciascuno di noi ad operare nella nostra vita, nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Or uno dei farisei pregò Gesù di mangiare da lui ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola ed ecco una donna che era in quella città, una peccatrice. Saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un alabastro d'olio odorifero e, stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi
e li asciugava coi capelli del suo capo e gli baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con olio. Il fariseo che l'aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: costui, se fosse profeta, saprebbe chi è e quale sia la donna che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù rispondendo gli disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli: maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori, l'uno gli doveva 500 danari e l'altro 50, e non avendo essi di che pagare, condunò il debito ad ambedue. Chi di loro dunque l'amerà di più? Simone rispondendo disse: stimo sia colui al quale ha condonato di più. E Gesù gli disse: hai giudicato rettamente. Poi, voltosi alla donna, disse a Simone: vedi questa donna? Io sono entrato in casa sua, in casa tua, e tu non m'hai dato dell'acqua ai piedi, ma ella mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati coi suoi capelli. Tu non m'hai dato alcun bacio, ma ella, da che sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non m'hai unto il capo d'olio, ma ella m'ha unto i piedi di profumo. Per la qualcosa io ti dico che le sono rimessi i suoi molti peccati, perché ha molto amato, ma colui a cui poco è rimesso, poco ama. Poi disse alla donna: i tuoi peccati ti sono rimessi. E quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire dentro di sé: chi è costui che rimette anche i peccati? Ed egli disse alla donna: la tua fede t'ha salvata, vattene in pace. Verso 49 dice: e quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire dentro di sé: chi è costui che rimette anche i peccati? Chi è costui che rimette anche i peccati? Quest'uomo, Simone il fariseo, è un uomo molto ortodosso, molto morale, molto religioso, che a un certo giorno pensa di invitare Gesù a casa sua, e con Gesù invita anche i suoi amici. Non sappiamo esattamente perché invitò Gesù, probabilmente per curiosità soltanto, oppure, come capitava all'epoca, molti dei farisei si avvicinavano a Gesù per fargli delle domande, cercando di coinvolgerlo in qualche problema teologico difficile, per poi criticarlo. La riunione doveva essere fatta in una grande sala dove c'era accesso a tanti, e fra i tanti invitati c'è anche una persona non invitata. È una donna nota nella cittadina per quello che ella è una meretrice, è una donna di malaffare, che tuttavia si presenta non invitata, ed ella s'accosta al tavolo dove era Gesù, porta con sé una bottiglietta preziosa d'alabastro ripiena d'olio odorifero, e stando ai piedi di Gesù, di dietro, senza farsi accorgere dagli altri, piangendo, comincia a bagnargli i piedi con le lacrime, l'asciuga con i capelli e poi versa quest'olio prezioso, preziosissimo, odorifero sui piedi del Signore. Naturalmente sorge un problema, perché il fariseo che aveva invitato Gesù, Simone, dice dentro di sé, ed è interessante perché qui ci sono sia lui che gli altri che parlano dentro di loro, e dice dentro di sé:
Quest'uomo non può essere un profeta, perché se fosse un profeta saprebbe bene chi è questa donna e non permetterebbe che ella lo tocchi. Ma Gesù usa un mezzo molto molto amorevole, racconta una brevissima parabola e forse il fariseo che aveva invitato Gesù soltanto per tentarlo, alla fine si trova ad essere obbligato a rispondere in una maniera logica che lo mette in condizioni di dover riconoscere certe cose. E quando Gesù, dopo aver raccontato la parabola dei 500 danari e dei 50 danari rimessi, e chiede: secondo te chi è più grato e riconoscente a cui è stato rimesso il debito? E lui giustamente dice: sarà più riconoscente quello al quale è stato condonato di più. Ebbene, gli dice: ora vedi, ecco perché questa donna può agire in questo modo, perché tu non hai fatto quello che questa donna ha fatto, ma lei mi è grata e riconoscente, perciò le sono rimessi tutti i suoi molti peccati. E disse alla donna: i tuoi peccati li sono rimessi. E allora gli altri ancora dentro di sé dissero: chi è costui che può rimettere anche i peccati? Cioè, in altre parole, questi capi religiosi pensavano che in fin dei conti a un uomo può essere dato grandi possibilità, può predicare, può benedire con la sua parola, può aiutare, può guarire, però che debba rimettere i peccati. Perché? Chi è costui? Sapevano bene quello che noi tutti sappiamo, che solo Dio può rimettere i peccati. Ma chi è costui che rimette anche i peccati? È prima di tutto colui che conosce tutto e tutti i particolari di noi e tuttavia continua ad amarci. Meraviglioso amore di Gesù. Gli occhi dell'Eterno sono ovunque e vedono il male e il bene. Vi ricordate Agar, la seconda moglie d'Abramo, che fugge e che nel deserto sta morendo di sete insieme al suo figliuolo Ismaele, e a un certo punto interviene Dio stesso e dice ad Agar: no, tu non morirai, guarda, e miracolosamente nel deserto sorge una sorgente d'acqua e Agar chiama quel luogo: l'Eterno che mi vede. Tutti noi possiamo dire la stessa cosa: l'Eterno ci vede. Dio conosce tutto di noi eppure continua ad amarci, benedetto sia il suo santo nome. È importante ricordare che Dio non ci accoglie perché siamo buoni, Gesù non ci accoglie perché siamo perfetti, Gesù non ci accoglie perché gli siamo simpatici, egli ci accoglie perché è Dio benedetto in eterno e in lui non ci sono parzialità, e nonostante che conosca tutto di noi, egli è pronto ad accoglierci. Questo Simone dice: se quest'uomo sapesse non permetterebbe. E allora il Signore, piuttosto che dire come avremmo detto noi: aspetta Simone, so quello che pensi, guarda così, così e così, e Gesù invece racconta questa parabola: Simone, ho qualcosa da dirti. E se il Signore doveva dirlo a Simone, ha da dirlo a tutti quelli che mettono in dubbio la conoscenza di Gesù e l'amore di Gesù. Tu Simone hai detto fra te qualcosa e adesso io ti racconto una parabola, e la parabola è molto precisa. Qui c'era un creditore che aveva due debitori. Noi non abbiamo l'idea esatta della cifra di questi due debitori, ma i 500 danari corrispondono al salario medio di un anno e mezzo di lavoro. Vi dà un'idea quanto possa essere, vero? Potrebbero essere 15-20 milioni, proprio il minimo, 15-20 milioni. L'altro invece ne aveva soltanto 50, quindi al salario di
all'incirca 150-200 mila lire, giusto per darvi l'idea. Questa differenza eppure fu rimessa a tutte e due furono rimessi i debiti. Secondo te, Simone, chi è più riconoscente? E naturalmente Simone non può dire altro, è più riconoscente a chi è stato rimesso di più. Gesù conosceva la donna e conosceva Simone, conosceva anche quelli che dentro di loro dicevano chi è costui che rimette i peccati, come Gesù conosce ciascuno di noi. Egli ci conosce anche se siamo diversi, come era diverso Simone e la donna. Erano diversi socialmente. Simone era certamente una persona benestante e della società, almeno della media borghesia del tempo, mentre quest'altra probabilmente era soltanto una povera donna che viveva nei posti più poveri del villaggio. Non solo erano diversi socialmente, erano diversi anche moralmente. Questo Simone era un uomo onesto, un uomo corretto, un uomo stimato. La donna invece era una donna considerata disonesta, una donna vituperata, una donna sfruttata. Religiosamente erano anche diversi, perché Simone, da buon fariseo, era ossequiente della legge, quindi impegnato nell'adempimento di tutte le regole religiose, e l'altra invece era soltanto una infedele, riconosciuta come una persona indegna perfino d'entrare nella sinagoga. Erano diversi anche emotivamente. Simone, proprio per questo suo stato sociale, per questa sua morale, per questa sua condizione religiosa di uomo onesto ed onorato e anche dal punto di vista religioso ortodosso, è un uomo freddo, è un uomo indifferente, è un uomo calcolatore, è un uomo che invita Gesù ma non si preoccupa neanche di far dare a Gesù le cortesie che dovevano essere fatte a tutti. E per esempio la prima cortesia dell'epoca era che quando uno andava in visita, la prima cosa gli davano la possibilità di lavare i piedi, perché allora si camminava scalzi o con i sandali al massimo lungo le strade polverose. Il primo refrigerio era quello del lavamento dei piedi, poi dare i mezzi per asciugarsi, e poi se erano degli ospiti particolarmente di riguardo, dopo che questi ospiti si erano rinfrescati e rinfocillati, allora addirittura il padrone di casa ricco metteva a disposizione del profumo perché potessero improfumarsi il capo e improfumarsi il corpo, in maniera da evitare tutti gli odori dei miasmi del viaggio. Ma in questo caso quest'uomo non fa assolutamente nulla di tutto questo. È un uomo che, appunto, io dico, non so se è per curiosità o per criticare Gesù, che invita Gesù ma addirittura non ha pensato neanche a dare a Gesù il rispetto dell'ospite di riguardo. Emotivamente è un freddo, è un indifferente, è uno che cerca di invitare Gesù per sapere qualcosa di più di lui. L'altra invece emotivamente è completamente diversa. Il suo scopo è uno scopo sincero. Ella sa che Gesù è l'unico che può accoglierla. Egli sa che Gesù è l'unico che è amica dei peccatori, è amico dei peccatori e delle meretrici. Egli sa che Gesù non allontana mai nessuno di quelli che vanno a Lui, e quindi con tutto il suo cuore e tutta l'anima sua si rivolge al Signore. Sono ambedue però debitori. Sono ambedue debitori. E qui Gesù vuole dire qualcosa di molto importante. Non esistono al mondo persone che non abbiano un debito con Dio. Siamo tutti dei debitori.
o se questo debito è più grande o più piccino rispetto alle situazioni sociali o alle situazioni della vita che abbiamo incontrato, questo non fa nessuna differenza. Egli perdona un grande debito come perdona un piccolo debito, perché ambedue questi furono perdonati, i personaggi della parabola. E Gesù s'aspetta riconoscenza. Signore, aiutaci a ricordare che ogni qualvolta siamo poco riconoscenti, noi ammettiamo la nostra superbia, cioè riconosciamo che in fin dei conti il Signore ci ha perdonato poco e quindi poco dobbiamo dargli. Ma credo che tutti noi stasera siamo convinti che Egli ha perdonato largamente i nostri peccati e non ha importanza chi siamo stati e come siamo stati, da dove veniamo e chi siamo stati nel passato. Egli ci ha accolto e Egli è un grande Salvatore, perché accoglie tutti i grandi peccatori. Nessuno dice amen. Certo, Egli ci ha accolto e per questo stasera siamo riconoscenti. Chi è costui che rimette anche i peccati? È colui che ci conosce profondamente e che nonostante conosce le nostre deficienze, i nostri peccati, le nostre mancanze, la nostra vita passata, le nostre sconfitte, i nostri dolori, tuttavia Egli continua ad amarci nonostante che siamo stati debitori verso Lui. Ancora la parabola viene a ricordarci che Egli è un Salvatore perfetto. Chi è colui che può anche rimettere i peccati? È colui che soltanto può perdonare e dare la certezza della salvezza. Io ti dico che i suoi peccati, nonostante sono molti, li sono rimessi, perché ha molto amato, ma colui a cui poco è rimesso poco ama. E poi rivolta alla donna Gesù dice: i tuoi peccati ti sono rimessi. È una frase che è facile a dirsi, ma solo Gesù può dirlo. E quando Gesù rimette i peccati sono veramente rimessi e non ritornano mai alla mente di chi li ha fatti. Una delle prove dell'opera grande che Gesù compie è proprio questo: la liberazione che Dio dà dal peccato, il perdono che Egli dà a chi si accosta a Lui è un perdono perfetto. Io ho allontanato da te i tuoi peccati come è lontano il Levante dal Ponente, io non me ne ricordo più. Se ancora i tuoi peccati del passato, le tue sconfitte del passato ti perseguitano, c'è qualcosa che non funziona. Non ti sei accostato al Signore veramente, perché chi si accosta al Signore e riceve il perdono dei peccati, assolutamente i peccati sono cancellati e cancellati per sempre. Egli è il perfetto Salvatore. Egli salverà il suo popolo dai loro peccati. E Gesù stesso che dice: io non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori al ravvedimento. E l'apostolo Paolo poteva dire quasi al termine della sua vita: certa è questa parola e degna d'essere accettata in ogni maniera, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Poi nell'apostolo Paolo non c'era nessun fariseismo, si ricordava chi era stato, ma sapeva pure che aveva incontrato un potente Salvatore che l'aveva liberato per sempre dal peccato e gli aveva dato vita nuova. Soltanto Gesù può perdonare, sì, egli solo può perdonare, almeno per tre ragioni. Prima di tutto perché egli è la parte offesa. Quando noi pecchiamo o commettiamo il male, non solo commettiamo il male contro noi stessi, talvolta lo commettiamo contro i nostri simili, ma sempre lo commettiamo contro Dio. Vi ricordate il figlio prodigo che tornando a casa
confessava al Padre i propri peccati e diceva: io ho peccato contro il cielo e contro a te. E il peccato contro Dio può essere perdonato soltanto da Dio. Ecco perché Gesù può perdonare, perché Egli è Dio benedetto in eterno. Non solo Egli è la parte offesa, ma perché Egli ha pagato il prezzo per il riscatto delle anime nostre. Ma Gesù, il figliuolo di Dio, ha pagato il prezzo per il riscatto delle anime nostre, e la sua opera è un'opera che ha veramente potere. Egli ha spezzato le catene del male, egli ha liberato dalla prigionia, egli ha dato liberazione ai prigionieri, egli ha dato vittoria a quelli che erano sconfitti, perché egli è il potente salvatore. Gloria sia al suo santo nome. Egli non solo può solo perdonare perché la parte offesa e perché ha pagato il prezzo per il riscatto, ma egli può perdonare perché non è solo morto ma è risorto, e perché non solo è risorto ma è asceso al cielo e intercede per noi. Egli regna ed è vivente. Nessuno potrebbe garantire il perdono dei peccati se non può assolutamente affermare che Gesù Cristo è risorto e vivente. Ma poiché Egli è risorto ed è vivente, Egli è colui che ancora oggi può perdonare tutti coloro che vanno a Lui. Gloria al Signore. Chi è costui che può anche rimettere i peccati? Chi è? Non è solo colui che conosce tutto di noi e ugualmente ci perdona, non è, ci salva, non è soltanto colui che perdona e dà la certezza della salvezza, è colui che appena salva, quando crediamo alla sua parola, egli ci dà la sua pace. L'intervento di Dio in Cristo per la salvezza è la pace immediata. Ed egli disse alla donna: la tua fede t'ha salvata, vattene in pace. Molti pensano che l'esperienza della salvezza sia qualcosa di progressivo che deve andare avanti. Prima devo conoscere tutto, dice qualcuno. Voglio leggere tutta la Bibbia, voglio conoscere tutta la dottrina, voglio capire tutto di come funzionano anche le comunità dove io vado. Poi vedrò un po' se decidermi o no. E ci sono delle persone che stanno in questa terra di nessuno spiritualmente per anni, non appartengono a Dio e non appartengono al mondo, si trovano a zoppicare continuamente dai due lati, delle persone che in realtà vivono infelicemente e sono in lotta con loro stessi perché non fanno una decisione. La decisione va fatta, perché colui che salva appena crediamo alla sua parola dà la pace. La tua fede t'ha salvata, vattene in pace. Devi solo credere, la tua fede t'ha salvata. Questa fede è di accettare quello che Gesù offre. Questa donna non disse: aspetta un momento, ma come funziona questa cosa? È possibile che io posso credere alla tua parola? No, no, no. Con un cuore disponibile disse: Signore, io ti ringrazio perché tu mi hai accolta. La gente mi ha allontanata, il padrone di questa casa mi ha criticata. Gli invitati con uno sguardo inquisitore cercavano di vedere cosa tu avresti fatto, ma tu, Signore, m'hai accolto e io accetto l'offerta che tu mi dai. Ed ella entrò immediatamente nella vera pace. Era venuta di nascosto, di dietro, e cercava di nascondersi perché aveva paura di quelli che la circondavano, ma io me l'immagino uscire fuori in piedi, serena, forte, forte su una sola cosa: Gesù mi ha perdonato, ho pace, non sono più la persona di quando sono entrata, perché Dio in Cristo mi ha dato vita nuova. È pace vera, non è la pace di chi si scarica d'un peso con una confessione, non è la pace e la serenità di quelli che vanno da certi medici
per scaricare i pesi dell'anima loro, pensando così di risolvere il loro problema. E dopo che sono andati da questi psichiatri, alla fine debbono ritornarci ancora, e delle volte queste cure durano per anni e i risultati sono che le persone in realtà vengono a trovarsi sempre in lotta con loro stessi, no? Chissà cosa Gesù riceve pace vera, riceve pace immediata, riceve pace che non è spiegabile, una pace che oltrepassa ogni conoscenza umana, perché è la pace di Dio che guarda i cuori di coloro che hanno accettato Gesù per fede. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Il cielo non c'è più lontano, non c'è più una cappa di piombo che pesa sull'anima nostra. Il cielo è aperto, Dio è diventato nostro Padre, Gesù il nostro Salvatore, lo Spirito Santo il nostro Consolatore. C'è pace e c'è gioia per tutti coloro che vanno a Dio. Chi è costui? Qual è la nostra risposta stasera? Chi è costui? Ma io ho pensato, diceva Simone, che fosse un profeta, ma un profeta non è. Quegli altri dicevano: chi è costui? È una persona che non riusciamo a spiegarci chi è. Ma se lo domandiamo alla donna, la donna sa come risponderci, come sanno rispondere tutti quelli che sono stati a Gesù con lo stesso sentimento e si sono accostati a Lui. Chi è Gesù per te? È il mio Salvatore, è il mio amico, è il mio difensore, è il mio Signore. Su Lui si fonda tutta la mia nuova vita. È Gesù tutto questo per te? Non continuare a dibatterti tra il mondo e Cristo. Non continuare a dibatterti per cercare di capire il meccanismo delle opere che Dio vuole compiere per te. Egli t'offre pace, salvezza, perdono, liberazione, grazia, serenità, libertà. Stendi la mano, afferra la promessa di Dio, perché tutto è nell'accettare questa meravigliosa grazia che Dio ci offre in Cristo Gesù il Signore. Chiniamo i nostri capi in preghiera. Chi è costui che rimette i peccati? Chi è per te? È il tuo Salvatore? È il tuo Salvatore? Se non lo è, non vuoi che Egli divenga il tuo Salvatore? La tua vita, come la vita di quella donna, sarà trasformata in un istante. Finirai di lottare da solo contro tutto e contro tutti, avrai Gesù per tuo sostegno, per tuo amico, per tuo soccorritore, per tuo salvatore, e la pace di Dio che sovrammanza ogni intelligenza guarderà i tuoi pensieri sempre.
Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio il Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con noi e con tutto il suo popolo, da ora in eterno.